Gabriella invece la supera. Ah, la supera addirittura. 38, 39, 40. Feels around me when there's nothing but the breeze and the gray unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your stun away. She will hit your heart's desire. Carry you, Sarah. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in una location dove ho portato tanti miei droni, praticamente tutti, perché è una location che comunque rende giustizia e ci fa capire lo stato di qualità delle loro fotocamere. Oggi non è una giornata bellissima, il meteo dava una giornata migliore di quella che è, però ormai siamo qua e ci accontentiamo. E il drone che porto oggi in questo cinematic video, in cui vedremo la sua qualità a livello di fotocamera, anche dopo ovviamente tutti i vari aggiornamenti che ha ricevuto, è lui. Il Fimi X8 SE 2022. Questo drone, che secondo me è probabilmente il miglior drone low cost, perché comunque parliamo di un drone che costa poco meno di 400 euro, intorno ai 400 euro, poi dipende dai vari coupon sconto, ma sicuramente è un drone che per rapporto qualità-prezzo è tanta roba. E quando dico tanta roba, perché è un drone che è completo in tutto, ha tutte le funzioni, compresi i waypoint, l'active track, è completo in ogni sua funzione e poi ha delle qualità sicuramente ottime per quanto riguarda la sicurezza, il ritorno video, che con questa sua nuova trasmissione veramente è incredibile, tutte cose che ho già detto nella recensione che ho fatto di lui, ve lo lascio qua sopra nelle schede, e tutte queste cose lo rendono sicuramente il miglior drone intorno ai 400 euro e tutte queste cose lo rendono sicuramente il miglior drone low cost. Ovviamente parliamo di un drone che pesa più di 249 grammi, ne pesa 750, una cosa del genere, però veramente sotto tanti aspetti è tanta tanta roba rapportato a quello che lo andiamo a pagare. E la location dove lo proveremo oggi per quanto riguarda il cinematic video, perché è un vero cinematic video con lui, non l'ho mai fatto, è il primo, perché aspettavo anche che arrivasse qualche aggiornamento riguardante la fotocamera, riguardante comunque il drone in generale. Adesso qualche aggiornamento è arrivato, quindi è arrivato il momento di fare appunto un cinematic video. La location è quella di Colico, sul lago di Como. Come ho detto, questa location secondo me è spettacolare per provare la qualità della fotocamera di ogni drone. Quindi adesso direi di non perdere altro tempo e iniziamo questo cinematic video con lui, Fimi X8 2022. E se il video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, anteprime di quello che arriva sul canale YouTube e soprattutto tante cose riguardanti le location dove vado a far volare i miei droni. E sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. E adesso ragazzi, buona visione in questo cinematic video qui sul lago di Como con Fimi X8 SE 2022. Decolliamo!